Io sono Alessandro De Luca, con me oggi c'è Andrea Maderna. Voilà. E siamo qui per una nuova puntata del Weekly, l'appuntamento settimanale di Outcast in cui chiacchieriamo di quello che è successo nella settimana appena trascorsa nel mondo dei videogiochi e tecnologia, una roba vagamente magari collegata al mondo dei videogiochi. Mi era venuta una mezza idea di mettere in scaletta un link che parlava del problema di realizzare gli effetti speciali nel nuovo Wicked, perché se ci pensi Wicked usano per gli effetti speciali usano gli green screen, che è un problema quando una delle protagoniste è Verdi che si fa affondere su ah, sì, certo. Poi ho letto l'articolo, non era particolarmente interessante, non ricontava niente di particolarmente. Sì, è vero, hanno dovuto usare delle tecniche un po' più strane, sono dovuti ritornare al blue screen che era quello precedente, sì. Però il blue screen dà meno libertà di illuminazione, crea un po' di problemi a livello, è una tecnologia un pochino più datata, quindi dà meno libertà a livello di personalizzazione di come gestire l'illuminazione in modo che non sembri veramente una roba digitale, non sembri plasticosa. Però sì, c'era sta cosa che non ci pensi, però è vero, se tutto lo schermo è verde e tu c'è sto protagonista verde, si fonde nel fondale. Diventa l'uomo invisibile, anzi la donna invisibile, la strega invisibile. Sì, rimangono i vestiti, però tutto quello che è verde, che spunta dai vestiti, si fonde col fondale o con gli ambienti digitali, quindi sì. Però sì, sì. Non era particolare, l'articolo a parte la cosa. Ma chissà se è per questo, perché comunque è... siamo veramente off topic, però è molto, ci sono molto, hanno costruito un sacco i set, poi non dubito che sia tutto strapieno di effetti speciali, perché è pieno di robe che girano, frullano, trullano, però è molto fatto con i set fisici, insomma, costruiti, non è tutto, non è i prequel di Guerre Stellari. No, tra l'altro il prequel di Guerre Stellari è uno di quelli che nomina nell'articolo, perché è preso come, nel prequel usavano molto i blue screen, era ancora quando una roba vecchia, quindi loro lo prende come esempio, appunto. Poi magari lo mettiamo nella scaletta, nel link che mettiamo, giusto se lo volete leggere, un articolo di Polygon che intervistava una delle persone che ci hanno lavorato. È una curiosità a livello cinematografico, di quelle cose che non ci pensi, finché effettivamente sì, se tutto è verde c'è il suo protagonista verde che non si pone con Shrek, perché lì è tutto digitale, non è che no, certo, sì, hai Shrek su un set fisico, però si crea il problema. Quando faranno il live action di Shrek? Sì, se facessero il live action di Shrek sarebbe un problema, sì, esatto. Va bene, comunque a proposito di tecnologia obsoleta, parliamo dei negozi di videogiochi. Negozi di videogiochi che stanno sparendo, o comunque stanno cambiando drasticamente la forma in cui li conosciamo. Il primo articolo è un articolo di Eurogamer, che è una sorta di indagine, inchiesta che hanno fatto sullo stato della catena di videogiochi che è Game, che se non che esiste anche negli Stati Uniti. Game è quella, non mi ricordo se Game è una roba solo inglese, credo sia solo inglese, sai, perché GameStop, che esiste GameStop, sì, che prima era come si chiama, non hanno tipo rilevato EB Games, vabbè, comunque sì, GameStop è internazionale, quello che è rimasto Game di è una roba solo inglese, credo di sì. Per chi abita qua in Francia c'è Micromania. Ah, ok. Per chi ha vissuto nel Regno Unito, è una catena di negozi piuttosto famosa, ce n'è, sono diffusissimi, tipo avevano circa 4.000 negozi in tutto il Regno Unito, sparsi per tutto il Regno Unito, quindi ne avevano un bel po'. Il problema è che, come è successo per un po' tutto il settore, sono andati in crisi, le vendite, le unità vendute fisiche sono sempre state più in discesa, tanto al punto che si calcola che ormai le vendite di videogiochi digitali arrivino all'80% ormai di delle unità vendute, mentre io mi ricordo che quando lavoravo ancora in Square a Londra,
quando uscivano i giochi c'erano proprio il discorso degli accordi con i negozi, non solo con le catene, ma con i negozi proprio H&V, andavi da H&V a discutere da H&V come quanto esporre il nuovo gioco e queste cose qua, mentre adesso di sti problemi non se ne fanno. Intanto che Game, tutta la catena è stata acquisita dal Frasers Group, che è un gruppo che ha fatto i soldi e fa i soldi con Sports Direct, che è un'altra catena di negozi, però sportivi, quindi scarpe da ginnastica, la nostra Decathlon per chi vive in Italia, cioè negozio dove vai a comprare roba di tutti i tipi, di carattere sportivo, dall'abbigliamento alle calzature, a racchetta da tennis e roba del genere. Il problema appunto è che non hanno, non so, non è, cioè, l'idea del Frasers Group probabilmente è stata, ma vendere è vendere qualcosa, vendere scarpe da ginnastica, vendere videogiochi non cambia niente, noi sappiamo vendere roba sportiva, sapremo vendere anche roba di videogiochi. Non è così perché quando hanno fatto la fusione, come capita spesso in questi casi, hanno licenziato una marea di gente, della marea di gente che lavorava, che arrivava da game, perché come accade spesso, c'è la duplicazione dei ruoli, c'è gente che faceva marketing per Game e gente che fa marketing per il Frasers Group. Alla fine hai questa duplicazione di ruoli, non tieni due persone o più il doppio delle persone per fare lo stesso, cioè il lavoro non si duplica solo perché hai acquisito un nuovo esercizio, una nuova attività. Quindi hanno licenziato un botto di persone e hanno perso un sacco di gente che sapeva fare quel lavoro lì, che era esperta nel settore, sapeva come funziona il mercato dei videogiochi, la vendita al dettaglio dei videogiochi, cosa ordinare, quanto ordinare. E quindi si sono create questa situazione in cui hanno licenziato anche un botto di gente che lavorava nei negozi proprio fisici. Ad alcuni avevano offerto posizioni nei negozi della Sports Direct, hanno deciso di non farlo. Insomma, il cambiamento non è stato, il passaggio, la fusione non è stata esattamente indolore, anzi, a quanto pare, perché poi Eurogamer ha fatto interviste anonime con gente che lavorava o ancora lavora adesso per Game, e fanno una stima che hanno perso circa il 78% della dirigenza delle persone che stava all'head office, quindi nella sede di Game. Il che vuol dire che tutta la gente che sapeva come gestire il business di Game è buona parte non lavora più per la compagnia. Il che si traduce in problemi proprio a livelli che sembrano stupidi, però tipo non c'è nessuno che sa cosa ordinare e quanto ordinare. Quindi in un'intervista c'è una persona che racconta: non abbiamo ricevuto copie di Call of Duty, il gioco più di, però abbiamo ricevuto 146 unità delle action figure di Zendaya. Cioè, videogiochi non ce ne sono arrivati, però avevamo action figure di Zendaya in abbondanza. Tra l'altro, le action figure di Zendaya, aspetta, fammi vedere, action figure Zendaya, voglio vedere cosa sono, perché a sto punto. Ok, sì, c'è. Ah, sono quelle di Spider-Man. Arrivano dal. Saranno. Volendo, sono anche quelle. Probabilmente sono anche quelle di Dune, volendo. Sì, Potrebbero ma quando una essere. volta che sei in uno di quei film c'hai l'action figure. Sì, c'hai l'action figure. Sì. Sono della McFarlane Toys, a quanto pare. Comunque, sì, cioè, alla È che fine. fa più ridere dire l'action figure di Zendaya che dire l'action figure del personaggio Marvel. Cioè, abbiamo l'action figure di Zendaya. È più Ma buffo. soprattutto quando hai ordinato magari Call of Duty, che il problema è che appunto avevano un sacco di problemi con i preordini anche, gente che arrivava al negozio convinta che avrebbe potuto ritirare il videogioco che aveva preordinato, magari dando quelle 10-15 sterline di preordine, non vai a sapere, arrivano lì, non ce l'hanno, e come non ce l'hanno? L'ho preordinato, ma avevate detto che ce l'avreste avuto. Tra l'altro non è che l'avevano esaurito, non gli erano proprio arrivate le copie. E come spesso accade, la gente che lavora lì dice: non è che questi qua aspettano, vabbè, cioè se vuoi hai preordinato perché ci vuoi giocare appena uscito, quindi si facevano rimborsare, annullavano l'ordine, andavano a prenderlo dal negozio di fianco che ne avevano una marea di copie, quindi sono tutti clienti che perdono. Un'altra cosa che racconta è stata tristemente divertente, se vogliamo metterla così, è la faccenda del preordine di Silent Hill 2, della nuova versione che è uscita da relativamente poco. E
Per Silent Hill 2 è stata lanciata anche una versione con lo steelbook, quindi una cosa da collezionismo, una roba, la scatola metallica che includeva anche il gioco. E a quanto pare, io questo è tutta una roba che non so, quindi mi limito a leggere, non avendo mai lavorato in una catena, in una cosa del genere. Quando fai ordini dal distributore di queste tipo cose qua, devi ordinare il gioco e separatamente devi ordinare anche gli steelbook. Non è che arrivano automaticamente le versioni con lo steelbook. Succede che chi gestiva gli ordini, chi si occupava degli ordini, era una persona non esperta di questa cosa, ha ordinato, fai, non so, 46.000 copie, 40.000 copie, dice quante copie più o meno hanno ordinato, e nessuna, non tutte avevano lo steelbook. Quando poi parlando con le conversazioni, diceva, ma io le ho ordinate, sì, però non hai ordinato gli steelbook, quindi gli steelbook non sono arrivati. Tra l'altro all'interno della Tra l'altro stessa... abbiamo in chat Max che lavorava a GameStop, quindi magari Max se Ah, puoi ok. confermarci o meno questa cosa. E un'altra cosa che è interessante vedere, leggere, è che appunto c'è anche un problema all'interno proprio della compagnia, che hanno, non è, quando magari non sbagliano gli ordini, quindi hanno in magazzino la roba che potrebbero vendere, non sanno a chi mandarla, magari mandano 0 copie a un negozio, 50 copie a un altro negozio, invece di distribuirle, quindi viene un casino, insomma. E la compagnia non se la passa bene al momento. C'è tutto questo, è il tri. Poi alla fine, mettiamola così, queste compagnie, tra l'altro, per dire, tra le varie notizie che ci sono state, a gennaio avevano interrotto uno dei modi in cui facevano più soldi, era quello di prendere i giochi usati e poi rivenderli. A gennaio avevano interrotto questa politica, questa pratica, perché evidentemente non vendevano più le copie che si prendevano indietro, ne prendevano di più indietro e gli rimanevano poi sul groppone. Avevano cambiato il contratto di molto, molto personale in contratti a 0 ore, che non so se esistono anche in Italia, però nel Regno Unito sono questi contratti a 0 ore. In pratica, tu hai un contratto con una compagnia che non ti garantisce un numero minimo di ore lavorate, il che significa che sei a chiamata, ti possono chiamare in qualsiasi momento e se tu decidi no, va bene, non vai, però non ti pagano neanche. Quindi hai questa situazione in cui sei praticamente, come succedeva, sei praticamente a chiamata come un cazzo di chirurgo plastico, scusate, un chirurgo che cardiologo, che magari era C'è una la cardiologa. reperibilità. C'è la reperibilità. C'hai la reperibilità senza essere però pagato fior di, perché poi continuano a pagarti un cazzo, il minimo sindacale, se va Chiaro. bene, quelle cose così. Quest'estate avevano chiuso il programma di abbonamento, quindi la tessera che più acquisti facevi, accumulavi punti che poi potevi prendere altre cazzate e cambiarli. E avevano smesso anche non potevi neanche più preordinare le nuove uscite. A un certo punto avevano smesso di offrire questo servizio. Perché a quanto pare il sistema informatico di game era stato, e metto tra virgolette, upgradato, era stato aggiornato a quello della compagnia nuova proprietaria del Frasers Group, e quindi non c'era, ovviamente non fai il preordine delle scarpe da ginnastica, evidentemente no, il preordine di qualcosa che sta per uscire nel mondo degli articoli sportivi non esiste, non è previsto, e quindi non avevano questa funzione. E quindi quando hanno passato tutti i computer sono diventati in rete con quelli del Fraser Group, non era più possibile fare il preordine. Cioè non è, alla fine è la storia di una, sto è una triste storia di capitalismo, e l'aspetto triste è che c'è un sacco di gente che ci ha perso il lavoro e alla fine chi se ne fotte se Game chiude, non è che sia sta roba, non è, Madonna, anni e anni di cultura, la storia del nostro paese, chi se ne fotte, però... È anche interessante vedere come spesso accade, ci sono compagnie, ci sono persone che sono convinte che
fare gestire una cosa, so gestire questa cosa, sapremo sicuramente gestire anche quest'altra cosa. Quando invece è evidente che non sono capaci di gestire Game. Game già era in crisi e loro non hanno fatto nulla per migliorarne la situazione, anzi, se possibile, in questo quando l'hanno, tra l'altro lo dice quando sono stati acquisiti, Da cosa? nell'articolo Da da Fraser. Fraser, guarda, te lo recupero io. Sono stati comprati nel 2019. Ok, 2019, quindi in 52 cinque milioni anni sterline. circa la situazione non è migliorata. Eh no, ma sai. Magari non so, non mi azzardo a dire che sia peggiorata perché non so come fosse prima, quindi non ho metri di Vabbè, ma paragone, non cioè, posso dire. è Però una sì, china discendente inevitabile. Beh, mi infatti. hai fatto pensare un po' di cose. Dici, arrivi da un'altra cosa e non è detto che tu ti sappia occupare di questa. È vero, è anche vero che adesso non so la storia del mondo, ma la storia del settore ha parecchie storie in passato che vanno in entrambe le direzioni. Nel senso che per ogni dirigente che arrivava da un altro settore che si è ritrovato completamente fuori d'acqua e ha fatto disastri, oddio, per ogni non lo so, però ci sono storie di grande successo, tipo Kalinske, che è quello che è arrivato a Sega nel momento in cui poi Sega con i 16 bit si è rimangiata metà del mercato americano a Nintendo, arrivando dal monopolio del NES. Lui arrivava dai giocattoli. È vero che in quel periodo i videogiochi erano sostanzialmente considerati giocattoli e venduti nei negozi di giocattoli, eccetera, quindi comunque c'era un parallelo. Però secondo me lui è arrivato e molti erano scettici, poi dice, ma che cazzo vuole questo che ne sa di videogiochi di computer? Per cui lì dipende. Riguardo, prima dicevamo, come game, come. Allora, è un'entità britannica. Stavo guardando, tra l'altro, Electronics Boutique, che in Italia l'Electronics Boutique italiana è stata rilevata da GameStop. Però a livello internazionale, Electronics Boutique, vedo che nel 95 aveva iniziato a comprare tutta una serie di gruppi, e nel 99 ha comprato Game, e poi hanno cambiato, che erano tipo 100 negozi, e hanno cambiato nome in Game, e a quel punto sono diventati un po' una potenza, e si sono espansi perché hanno comprato tipo una catena locale australiana, erano anche nei paesi scandinavi. Però poi è iniziato a collassare, cioè nei paesi scandinavi hanno chiuso tutto nel 2015, tipo, e da lì è andato. Ma è inevitabile. Sai cosa mi hai fatto venire in mente parlando di questa cosa? Cioè, allora, il collasso del negozio fisico, purtroppo, per fortuna, non lo so, però in parte credo è inevitabile per cambi delle abitudini della gente. C'è del positivo e del negativo, perché positivo è che comunque, cioè, siamo abituati alla comodità della roba in digitale. E il negativo è sempre il solito discorso: non hai una copia fisica, l'abbiamo fatto anche qualche settimana fa, ti possono Sì. togliere i diritti sulle cose che hai comprato. Certo, poi lì la controrisposta è: sì, vabbè, tu ormai puoi avere anche la copia fisica, ma poi se non puoi, se non c'è più la patch da scaricare del day one, il gioco è scassato. Però insomma, diciamo che la copia fisica ti dà questo bonus del poterla usare, quantomeno finché non si smagnetizza il disco, non si scassa la console, perché poi è tutto un controrisposta, no? La copia fisica, sì, ma fra 10 anni magari poi con la copia fisica funziona solo su una console che hai in soffitta o hai rivenduto, eccetera, eccetera, eccetera. Mi hai fatto venire in mente una cosa, stavo ascoltando un'intervista al boss di System 3, che è uno dei publisher e software house Quelli della storici. Sega, della Sega. Esatto, sono storici europei e credo che sia a livello europeo, se non europeo, sicuramente inglese, quella più longeva. Sono loro, Revolution, praticamente qualunque altra casa inglese è stata comprata dai francesi, dagli americani o ha chiuso, però loro esistono ancora. E hanno di recente ripubblicato, hanno fatto questa raccolta dei The Last Ninja, più vari bonus, le varie versioni, Spectrum, eccetera, facendo la fisica da Kickstarter, è autoprodotta. E limitata, ne ha fatti tipo 9.000, una roba del genere. E spiegava delle cose che sono secondo me interessanti per vedere anche come viene spinto il. Che cioè, non è nulla, cioè, è tutta roba di pubblico dominio, però sono cose che magari uno non sa e io non tutte le sapevo. Ed è interessante per vedere come si muove il settore e in che modo le diverse entità lo stanno spingendo, non che ci sia molto di sorprendente, ovvero. Loro volevano fare questa raccolta e la volevano fare in copia fisica, perché c'era proprio questa idea, vogliamo fare una roba che rimanga alla gente, non volevamo fare solo il gioco da scaricare. Con Microsoft, se vuoi passare, è semi impossibile. Cioè Microsoft ormai loro, cioè, pure nel negozio vogliono venderti il codice per scaricare il gioco. Noi il disco, proprio come direttiva, noi il disco non lo vogliamo. Microsoft vuole vendere su.
In effetti io non compro un gioco Xbox da una vita, quindi il gioco Xbox dentro c'è il codice. Allora, non ne ho idea. Tieni conto che se ci pensi, loro comunque hanno venduto anche Serie S. Se Che è tu vai a senza comprare. disco? Esattamente. Sì, mi sembra di sì, o sbaglio, non mi ricordo. Perché non è quella che va solo in streaming. Serie S Dovremmo disc. chiedere a Tanzillo, che è lui che ce n'ha una. Pazzesco. No, sì, non hai il lettore di dischi. Quindi, di fatto, se tu vai a comprare i giochi Xbox serie in negozio, io non so come funzioni, se c'è scritto funziona solo su serie X, o magari li vendono. Ma Non ne ho immagino che veramente anche idea. per PlayStation sia così, perché se compri un gioco PlayStation 5 e la Digital, dentro ci deve essere un codice che ti permette di giocarci. Però hai la possibilità di comprare il lettore a parte, per cui vabbè, fatto sta, Microsoft, la sua intenzione è di spingere il no disco, e quindi proprio dicono: no, noi vogliamo il codice, non lo vogliamo stampare il disco. Poi per voi che fate la raccolta di The Last Ninja, ma vaffanculo, mettetela sul negozio online, ma te pare che stiamo qua a perdere tempo a stampare i dischi? Ma voi siete scemi. Sony è il contrario. Cioè, Sony non ne vuole sapere di fare quella cosa che succede spesso su PC, di mettere nei negozi una scatola dove in realtà dentro c'è il codice per scaricare il gioco. E spiegava che loro, System 3, su PlayStation 3, sono stati i primi a fare questa cosa su PlayStation. Non mi ricordo che gioco fosse, però avevano pubblicato un gioco che tu lo compravi e dentro c'era il codice per il download. E Sony ha detto: ma voi siete scemi, sta cosa non deve più succedere, l'hanno messa proprio come regola. Cioè, Sony è l'opposto. Loro, vuoi fare una roba solo in digitale, la pubblichi sullo store, ma se vai nei negozi, sugli scaffali, bisogna stampare il disco. Che peraltro vuol dire che comunque Sony si piglia poi le royalty Le sulla royalties, stampa, sì. eccetera. Ma non solo, una cosa che in realtà, che per anni non ho saputo, ma che già sapevo in realtà adesso, perché non mi ricordo chi me l'aveva detta, dove l'avevo letta, che però è sempre stato un equivoco per lungo tempo, ovvero i codici per il download, quelli che hanno i publisher, che danno via come omaggio agli influencer, alla stampa, eccetera. C'è sempre stata questa cosa che i famosi giornalisti, io dico italiani, però magari anche non sono italiani, che si incazzano e si lamentano sui social perché non ci sono i codici. E dicono: vabbè, ma sono codici, non ti costano nulla, daccene di più. Col cazzo, nel senso che tu, publisher, se vuoi avere i codici da distribuire del tuo gioco per PlayStation, dico per PlayStation perché lui parlava PlayStation, non ho idea di come funzioni con Steam, e Store, Xbox. Nintendo e Xbox. Ma tenderei a questo punto a pensare che funzioni in maniera simile. Ma sicuramente con PlayStation tu i codici li compri a Sony. Cioè tu, Activision o che ne so, sviluppatore indipendente, vuoi avere dei codici da distribuire per i cazzi che sono i tuoi motivi, vuoi fare dei contest, vuoi darli alla stampa, eccetera, li compri a Sony. Paghi, gli dici: Sony, mi servono, non lo so, 200 codici, non so quanto costino, immagino non una cifra enorme, ma comunque li devi pagare. E ovviamente quindi diventa un investimento e devi decidere quanti ne vuoi avere. Ed è per questo che poi ti dicono: ne avevamo pochi, perché evidentemente per quel gioco lì ne hanno voluti prendere pochi. Tra l'altro, come sempre avviene quando c'è da comprare qualcosa a un platform holder, li compri, cioè tu fai l'ordine. Non è che dici: ah sì, me ne Ah, servono altri sì, ci 5. stavo pensando. Non penso che ne puoi ordinare uno o due, devi Sì, ogni ordinarli a giorno. blocchi di. Eh no, è chiaro, tu dici: mi servono, non so, 200 codici, 20 codici, quel che l'è. Li ordini, li paghi, Sony si piglia la sua bella percentuale, quindi anche su roba che tra l'altro tu stai pagando a perdere, perché è roba che poi in linea di massima la prendi per darla via gratis. Non, vabbè, certo, poi uno può dire: è un investimento in comunicazione comunque prendere questi codici e distribuirli. Assolutamente. Comunque li stai pagando. Sony si piglia il suo taglio. E quindi, cioè, non è così automatico dire: vabbè, so codici digitali, non è una copia che devi stampare, non ti costa nulla. No, comunque ce l'hanno un costo che si piglia Sony e suppongo si piglino anche tutti gli altri. E mi ha fatto ridere questa cosa, pensare agli anni di gente che: vabbè, ma perché non. Cosa vuol Altro dire abbiamo finito i codici? Come fai a finire i codici? Li devi pagare! quello che dici tu, che è anche divertente pensare che magari hai 3-4 persone che ti chiedono i codici in più e dici: io per dargli 3-4 codici in più ne devo comprare il minimo 10. Allora dice, e dei 6 che mi avanzano me li tengo, e allora dici: ma sai che c'hai 3-4 in più, si staccano al cazzo e non niente Sì, codici per le. no, e poi c'è, nel senso, Se c'è il taglio minimo di ordine, pensa la immagino di sì. quantità di codici che tu mandi via e o non vengono riscattati e vanno persi perché nella marea di mail non tieni traccia di chi ha fatto cosa, o vengono riscattati ma poi non escono articoli, non escono cose.
Cioè, è comunque, per quanto immagino minore nel budget di una Electronic Arts, ma è comunque una spesa, una perdita di tempo, eccetera. Per cui, insomma, vabbè. E Però, anche un po' fatto. per quello che adesso ci arrivano spesso le mail in cui ti chiedono di compilare il modulo di richiesta, così Ah, almeno no, certo, probabilmente sì. hanno un modo più solido, più nero su bianco per vedere quanti gliene servono, quanta gente le chiede, magari poi Sì. quanta, fare un riscontro su quanti articoli escono, invece di ordinarli un po' a casaccio e distribuirli senza. Come magari un po' si faceva in tempo, adesso spesso le mail, soprattutto, cioè non ci arrivano, a me non arrivano mail di quelli grossi, però i PR di quelli che si occupano degli indipendenti su queste cose probabilmente ci stanno più attenti. Sì, ma cioè che poi avrebbe senso in ogni caso, a maggior ragione se poi è un costo dar fuori i codici. Voglio dire, da quando comunque si è democraticizzato il fatto che chiunque può esprimere un'opinione su una roba e non solo quelli che lavorano per quelle quattro riviste, ti arrivano richieste a centinaia, se non Sì, migliaia. adesso noi che siamo nelle mailing list della GDC, a me arriva continuamente, immagino Sì, no, ma anche a te. intendo a te PR che devi distribuire i codici, cioè veramente arrivano le orde barbariche a chiederti il gioco. E capisco anche che nel momento in cui. Cioè, è una roba, insomma, che devi gestire, non è premo un tasto e genero un codice, Sì, infatti, diciamo. esatto, sì. È una voce che immagino, sì, come qualsiasi altra cosa, sia una voce che metti a budget e soprattutto che fai prima, cioè i codici li hai finiti, ciao. Però. Sempre per rimanere nello stesso campo e argomento, scusate, è notizia di ieri, se non sbaglio, l'annuncio è stato dato ieri, l'annuncio non so se è già stato fatto, sì, il 25, la notizia di ieri, iGizmo, come lo vogliamo leggere, è uscita la rivelazione che Cdiverte, che è una compagnia di distribuzione di videogiochi abbastanza storica, perché esiste da una vita, se non sbaglio, in Da fine Italia. anni 90 e hanno sempre seguito Take-Two e quindi Rockstar, insomma, GTA, 2K Games. hanno poche cose ma che fanno una barca di soldi. E la notizia è che hanno acquistato il 100% del capitale sociale della catena di GameStop in Italia. Il che significa che GameStop adesso esiste ancora, però si legge nell'articolo che per 6 mesi, entro i prossimi 6 mesi, GameStop smetterà di esistere come marchio e i negozi di GameStop saranno ribrandizzati, rimarchiati col marchio Game Life, che è il nome della catena di proprietà di Cdiverte. Tra l'altro, GameStop è una catena di negozi di videogiochi che ha sede a Grapevine in Texas, negli Stati Uniti. Ed era un po' che se ne parlava di questa cosa perché GameStop comunque. Ah no, i 4.000 negozi sono quelli di. Mi sono confuso perché avevo letto gli articoli uno dietro l'altro, quello di precedente di Game e poi questo. Quindi i 4.000 negozi sono quelli di Game sparsi per tutto il mondo. E vendono un po' di tutto: vendono le action figure, si raccontano. Cioè, poi vabbè, che avevano cominciato a spingere di più tipo sulle Funko, i pupazzetti della Funko, perché i videogiochi erano calati le vendite. Sì. Evidentemente Cdiverte pensa che ci sia ancora da farci dei soldi, oppure vai a sapere, non lo so. Comunque, di cifre non se ne parla nell'articolo, però è interessante che. Quindi GameStop Global Holdings SARL, no, la mi sa che è un refuso, SRL, diventa di proprietà di. No, scusate, GameStop Global Holdings ha ceduto la totalità delle quote della GameStop Italy SRL a Cdiverte SPA. Quindi GameStop smetterà di esistere entro circa 6 mesi e diventerà tutto Game Life. Io non vedo un negozio, forse alla Fiumara di Genova, il centro commerciale, forse un GameStop c'è, però non ci giurerei. Però comunque sì, notizia proprio di ieri, combinazione, visto che parlavamo di game, era interessante anche di ieri. Per quel che vale, qua in Francia,
mi capita di vedere più Micromania, che è la catena francese, che ti dice, non so se perché hanno i fondi statali, sai che i francesi Possibile. sul promuovere le attività locali sono particolarmente forti. Però sì, e ovviamente anche lì, cioè in realtà continuano ad avere giochi e il settore dell'usato a manetta, però anche lì ovviamente c'è stata l'invasione di action figure, periferiche, robe, come è normale. Anche da Fnac vedo tantissimo i videogiochi, però non ho veramente il polso di come vada. Io personalmente. Micromania.fr. Sì. Sì, un negozio Sì, sì. è GameStop, cioè è come qua c'è Quick, che è la catena di fast food francese, e sostanzialmente è McDonald's con la Ok. senape. Passiamo alla prossima notizia, che è una. Questo è interessante perché Steam ha cambiato le guideline, le direttive che passa agli sviluppatori in questo caso in materia di Season Pass e DLC. E hanno cambiato, hanno specificato, ci sono varie linee che sono cambiate, varie guideline che sono cambiate a favore dei videogiochi, scusate, dei videogiocatori, degli acquirenti incredibilmente. Perché Steam scrive chiaramente che agli sviluppatori, quando vendete un Season Pass, uno, dovete specificare cosa uscirà nel Season Pass, quanti saranno usci ne usciranno. A grandi linee, i contenuti che saranno inclusi nei DLC che lancerete, dovete includere più o meno quando le finestre di uscita, più o meno quando prevedete di uscire con i DLC. E dicono: potete cambiare una volta la data di uscita di un DLC per un massimo fino a un massimo di 3 mesi di ritardo, non di più. Se per qualche motivo non fate uscire quello che avete promesso o i clienti si ritengono insoddisfatti di quello che hanno acquistato, dovrete rimborsarli. Quindi il season pass non diventa più una cosa che compri e ti rimane sul groppone, gli hai regalato 10-15 euro in più e sono fatti tuoi. Questo regalo alla cieca che si fanno agli sviluppatori e ai publisher perché risparmi, perché di solito sono le Collector's Edition o comunque ti costano di più. Il Season Pass magari separatamente costerebbe 20 euro, però se lo compri al lancio insieme al gioco ci risparmi tu quei 5 euro e quindi ti invogliano a prenderlo così. Però sì, loro lo dicono chiaramente, adesso non potete più vendere una roba, prendervi i soldi e poi quando uscite uscite, se uscite dovete specificare cosa avete intenzione di sviluppare, quando avete intenzione di lanciarlo e cose del genere. E una cosa che ho notato che è interessante, appunto, anche devono dire cosa uscirà e a grandi linee il contenuto, che spesso i DLC sono questa cosa super, super segreta, super riservata, anche a livello di storia, quello che prosegue, magari proseguono certe linee narrative piuttosto che altre. Alla fine il Season Pass è a tutti gli effetti il preacquisto, il preordine di un DLC e creare un season. Adesso creare un Season Pass non è semplicemente ok, lanciamo il Season Pass. Ci sono delle considerazioni, delle restrizioni adesso nella documentazione di tutta questa cosa. Quindi non è semplicemente ci pigliamo i soldi e poi ci preoccuperemo di quello che dire. Ci sono anche adesso delle. C'è il rischio che. C'è il rischio. I clienti potrebbero chiedere il rimborso e quindi, tra l'altro, non mi sembra che però ci sia venga nominato come funziona in caso di rimborso, perché magari il season pass include, facciamo 3 DLC, ne escono due, il terzo esce in ritardo, non esce, viene cancellato. Come ti immagino che esista la possibilità di, non mi sembra di averlo letto nell'articolo, se c'è la possibilità di rimborso parziale, quindi che ti rimborsano un terzo del DLC che hai pagato, vai a sapere. Perché a questo punto, anche in quel caso, se tu hai pagato il Season Pass per 3 DLC e ne escono due, a quel punto magari hai diritto a un rimborso, sebbene parziale. Non mi sembra che sia questa cosa. Magari non è semplicemente scritta nell'articolo, però è inclusa nella documentazione che è stata passata agli sviluppatori. E mi sembra una mossa positiva da parte di Valve per noi consumatori. Alla fine è una protezione in più, una tutela in più contro cose, magari gli hai regalato 15 euro
20 anche, poi magari spesso per dire, allora l'ultimo gioco con su Steam, un gioco a caso con Steam con i DLC spesso guarda, 70-80 euro così di botta per roba che magari chissà quando esce, cioè alla fine sulla domanda che facevi stavo guardando, sto anche mostrando per chi ci guarda in video le regole precise sul sito, e sostanzialmente allora ovviamente poi è da vedere caso per caso, però in linea di massima quello che dice è che se tu publisher, lo sviluppatore, ti rendi conto che stai facendo fatica con la schedule, il calendario, la pubblicazione dei vari DLC che devono essere inclusi, che hai promesso dentro al Season Pass, puoi comunque contattare Steam per dirgli abbiamo sbattimenti, vogliamo cambiare la data e specificare, perché cioè, è importante anche questo, il punto è che deve essere dichiarata la roba, in modo che c'è una cosa a cui ti devi attenere. Però puoi anche dire, siccome lo sviluppo di videogiochi incontra problemi, funziona così, si può anche essere aperti, e dicono siate aperti, ditecelo, contattateci, possiamo cambiare la data prevista, di modo che non... Detto questo, se viene annullato lo sviluppo di un DLC che era incluso nel pacchetto venduto come Season Pass, verrà dato agli acquirenti un rimborso equivalente al valore del DLC che non è stato pubblicato, che è una definizione secondo me un po' vaga e immagino dipenda da caso a caso, però suppongo che verrà parametrata su magari, che ne so, il terzo DLC non esce e guardano quanto costava il secondo DLC per chi lo comprava singolarmente, che ovviamente sì. Cioè significa che ti viene rimborsato più del valore che avevi speso, perché se tu prendi il Season Pass è per pagare meno rispetto ai tre DLC singolarmente, quindi boh, cioè in una situazione del genere loro calcano un terzo del costo del Season Pass o quanto costavano i DLC singolarmente, perché sono probabilmente due cifre diverse. Vabbè, vedremo. È anche vero che l'articolo di PC Gamer per primo dice che comunque è una cosa che non è che sia successa così spesso. Che no, infatti alla fine non c'è questo storico di season pass pagati. Però, poi non... però è giusto secondo me mettere dei paletti e mettere le cose. Soprattutto nel momento in cui Steam è un negozio che ha una politica molto chiara ed efficiente sui rimborsi, secondo me ha senso mettere nero su bianco e dare delle regole più precise. Anche per i rimborsi di questa cosa qua, adesso io poi Steam è comunque un'azienda e quindi io nella buona fede e nel volere il bene dei suoi clienti di un'azienda che credo sempre... Beh, lo fa anche per tutelarsi da possibili... No, è chiaro, sì, da rotture di coglioni, però diciamo che concettualmente, eticamente è anche giusto dire che i clienti siano un attimo protetti dal fatto che tu... Cioè, anche perché a volte il season pass è io pago adesso per roba che mi promettete che arriverà fra, non so, anche due anni. Sì. Cioè, magari fra due anni il gioco è andato una merda e i DLC non li fate più, però io ve l'ho pagato il season pass. E senza questa regola qua, il concetto è tu prendi il season pass, paghi di meno e ti assumi il rischio che magari però esce solo metà di quello che abbiamo promesso e alla fine avresti speso di meno a comprarti quella metà pezzo per pezzo invece che tutto. Con queste regole qua il rischio sta sull'azienda. Il gruppone degli sviluppatori del pane. Che da un lato ovviamente, cioè se la conseguenza è che stanno un po' più attenti a cosa promettono non mi sembra una brutta cosa. No. Tra l'altro il caso eclatante, adesso ripensandoci, il caso eclatante relativamente recente, più di un annetto fa ormai, è Redfall, quello di Arkane, che era uscito col Season Pass, che prometteva nuovi personaggi, nuove armi, e poi non se ne è fatto un cazzo ovviamente, perché il gioco ha bombato di brutto. Ma infatti queste cose di solito, queste iniziative, cioè vedi di nuovo, il bene degli utenti, sì ho capito, però questa cosa perché nasce? Perché evidentemente c'è stato un paio di casi di alto profilo che gli ha fatto pensare, forse è meglio se ci mettiamo a riparo. Invece Suicide Squad ha bombato, però i DLC... Per quanto non se li sia filati nessuno, nemmeno io che avrei accesso ai DLC, stanno uscendo tutti quelli che avevano promesso al lancio, se non sbaglio. Boh, magari hanno comunque una base utenti sufficiente da giustificare. Oppure ormai ci avevano talmente investito dentro che non avevano cancellarli, non gli avrebbe fatto risparmiare nulla. O magari Warner ha deciso che per loro il ritorno d'immagine del supportare comunque quella community vale l'investimento, mentre
come si dice, Arkane, quindi Bethesda, quindi Microsoft ha deciso che sti cazzi, tanto li chiudo. Allora, No, per poi nel curiosità, caso di Redfall c'è anche il fatto che hanno chiuso lo studio, che quello voglio sì, che quello non aiuta. vediamo quanta gente ci sta giocando adesso. Vado su Steam Charts, Kill the Justice League. Al momento ci stanno giocando 68 persone. La media degli ultimi 30 giorni è 150. Dubito che su PC, scusate, perché questi sono i giocatori, chi ci sta giocando su Steam, dubito che su console faccia dei numeri particolarmente Vai a diversi. sapere, magari è un gioco più Sì, console. possibile, non, però faccio fatica a immaginare che al lancio, che fu a febbraio Quanti 2023, giocatori hai detto, scusa? adesso, allora, sono le 14:46 del 26 novembre 2024, ci stanno giocando 68 giocatori, 68 Ok. persone. Però ce ne sono 1000 su Goat Simulator 3, te lo segnalo. Ah, E esatto. ce ne sono 4760 su Amarillo's Butt Slapper. Che non ho idea di... Ma Mi sai, schiaffi sul alcuni sono culo. quelli che fanno il farming degli achievement, magari Sì, sì. automaticamente. Ci sono un po' quelle cose un po' Ma sì, strane, vabbè. della roba da scambiare poi sullo store, le carte. Ci sono Steam ha questo sottobosco di achievement e carte da vendere, rivendere, che è un po' strano. Però sì, il fatto che... Cioè, la media degli ultimi mesi è 150 all'ultimi 30 giorni, ottobre erano 138, settembre 165, ha avuto un picco a luglio che era 313, mi sa che è quando è uscito un altro DLC, che è uscito Lady Freeze, la moglie di Mr. Freeze, se non ricordo male, o forse, ah no, forse è quando è uscito il Joker, il DLC del Joker, è possibile, però sì, è un gioco ormai, vabbè, è morto. Dead Man Walking, come si dice in inglese. Passiamo al prossimo argomento, che questa è una cosa che non penso che ci sia tanto da discutere, però mi fa ridere. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato delle nomination al Game Awards. Tra i giochi, c'è una marea di giochi che non sono stati nominati, ovviamente, perché comunque ci sono 5 nomination per categoria, tra cui tanti giochi se ne beccano più di... Beccano, tra l'altro non c'è la regola che se sei stato nominato per una categoria non puoi essere nominato per un'altra. Ci sono giochi che hanno fatto man bassa di nomination e quindi alla fine i giochi nominati sono pochi complessivamente. Tra quelli che non sono stati nominati per nessuna categoria c'è Palworld, il... Clone, plagio, poi se, bisogna vedere se siete dalla parte di Nintendo o no su queste questioni. Di Pokémon, gioco online che ha avuto un successo enorme al lancio e al momento in early access. Sicuramente su PC, forse anche su Xbox. Lo sviluppatore Pocket Pair. Vabbè. Il gioco non ha ricevuto nessuna nomination e alcuni, non so, adesso non so quanti giocatori, io non seguo Palworld, magari su Reddit ci saranno sicuramente stati i post indignati e c'era gente che se l'è presa perché non è stato, dicono, snobbato Palworld come uno dei successi più grossi dell'anno, che è vero, non, da questo punto di vista è vero, uno dei fenomeni di successo dell'anno, una delle storie, non siamo magari ai livelli di Valheim, però... È una di quelle storie a sorpresa dei giochi che non ti aspetti che fanno il botto. E sui giocatori, non so dove, facciamo nel mondo dell'internet, perché generalmente è quello, c'è stata una porzione di giocatori che se l'è presa, queste cose, snobbati, uno dei successi del gioco dell'anno. E il community manager del gioco su Twitter, ex Twitter come lo volete chiamare, ha detto ma non è stato snobbato, c'è una marea di giochi che sono usciti, non prendetela, smettetela di fare tutto questo melodramma per cazzate, non tutto è una cospirazione, una trama dei poteri forti contro... E lui poi per buttarla sul ridere, lui ci fa, invece, secondo me, Satisfactory 1000% è stato snobbato e continuerò a ripeterlo quando sarò presente ai Game Awards. Cioè, ovviamente lui su questa cosa ci scherza alla fine, però lo dice, cioè, non prendetela sul serio, sono videogiochi, sono cazzate, sono Ma sì, giochini, poi non può cambia niente. anche. Io immagino che la gente sia stato snobbato per
perché la stampa, la giuria chiedeva è succube di Nintendo. Sì, ma no, possibile. Io adesso non so. Lui, nell'articolo che linkiamo, che è quello di VG247, non ci sono i link alle lamentele, c'è solo la notizia che il community manager, prendendola un po' su scherzare, un po' tra il serio e il faceto, dice: ma datemi una calmata, non è successo niente. Cazzi, non c'è un complotto contro Palworld per non farlo arrivare ai. Non c'è probabilmente da parte di Nintendo, se vogliamo, per non farlo arrivare ai Game Awards. Semplicemente non ci sono stati abbastanza voti, basta. Anche perché poi, secondo me, poi nel contesto del valore che si può dare ai Game Awards, cioè secondo me a uno sviluppatore, a un publisher, se il gioco viene nominato fa solo che piacere. Però se nel caso specifico di Palworld hai venduto, tra l'altro, comunque un fottigliardo e mezzo di copie, quanto è venduto, a quanto è Palworld, copie vendute, Palworld sales, allora Global Unit Sales, allora, questo però è febbraio 2024, vabbè, siamo un po' indietro, però a febbraio 2024 aveva superato le 20 milioni di copie vendute, sì, sì. Tra l'altro febbraio 2024 era circa 15 milioni su Steam e 10 milioni su Xbox, quindi sì, il fatto che non li abbiano, non se li siano inculati ai Game Awards, secondo me non gliene frega granché. Sì, evidentemente avranno poi sai, si vede che nelle varie categorie ci stavano sempre 5 giochi che ritenevano più meritevoli. Siccome qualcuno dice non è che magari perché Early Access, per ribadire quello che dicevamo l'altra settimana, no, nel senso che le regole, no, e non sono cambiate per il DLC di Elden Ring, le regole, ho visto la spiegazione di Fossetti, che lui è nella giuria da un pezzo, quando ancora stava su Every Eye, se non sbaglio era già entrato nella giuria, tutto può ricevere la nomination, ma quando dico tutto vuol dire i giochi in Early Access, i giochi live as a service, cioè World of Warcraft può ricevere una nomination, anche se esiste da 20 anni, i giochi che ricevono qualsiasi gioco che, anche se esiste magari da anni, riceve un'espansione o un aggiornamento che lo modifica in maniera sostanziale, può essere messo, votato per andare in nomination, eccetera, e assolutamente gli Early Access. Quindi no, cioè poteva tranquillamente andarci, è che le giurie hanno deciso di non infilarci, giustamente o meno, come alla fine sono sempre contestabili, insomma, queste decisioni. Poi magari sono un po' più contestabili quelle che fatte da una giuria di no, cioè, tutto è contestabile, però, come dico spesso, un conto è, che ne so, il Festival di Cannes, ci sono 10 persone che stanno lì, si sono guardate tutti i film e si mettono a discutere. Poi puoi non essere comunque d'accordo con la decisione che viene presa, però è una decisione che è figlia di una conversazione, ok? Quando i premi sono votati da tot persone, ognuno per i cazzi suoi a casa sua, e non hai nessun genere di controllo su cosa abbiano effettivamente visto, barra giocato a fondo, eccetera, aumenta la quantità di gente che vota, è più è probabile che ci siano un sacco di voti fatti a cazzo, diventa anche un po' sterile stare a discuterne, voglio dire. Adesso non è che non sto a dire che debba essere a livello lì del ministro della cultura che faceva parte della giuria dei premi strega e diceva che quando ha vinto il libro ha detto: ah, allora mi toccherà leggerlo. Come mi toccherà leggerlo? Ma sei nella giuria, ma sei scemo, almeno non dirlo. Ma scusa, però vabbè. Però sì, cioè, vabbè, non l'hanno mi pare improbabile che sia, che non credo che tutte le persone in giro per il mondo che fanno parte della giuria si siano mandate email per dire: oh, mi raccomando, snobbiamo Palworld, o che Nintendo gli abbia scritto dicendo: non v'azzardate, se no vi levo le ROM. È successo, magari sbaglio, magari c'è una cospirazione. È veramente il complotto contro Palworld. Comunque no, fa ridere, non è una notizia di quelle grosse, però è nel contesto di, ogni tanto è anche bello parlare, possiamo parlare di licenziamenti, tipo hanno chiuso lo studio, è notizia di oggi, di Casey Hudson, che è uno dei nomi storici di, come si chiama? Era di BioWare, no? Di BioWare, esatto, che stava lavorando su aveva fondato uno studio, stavano lavorando su un gioco di fantascientifico, gli hanno chiuso lo studio e il gioco quindi è morto e sepolto, quindi
continua. Humanoid Origin era il nome dello studio e Space Age Parallax era il nome del gioco annunciato. Lo studio l'avevano aperto nel 2021, quindi dopo 3 anni di attività è andato tutto in in vacca. Che dobbiamo fare? La cosa bella è che se, la cosa bella è che se tu vai su, se tu cerchi Space Age Parallax, il primo risultato che mi è uscito è instantgaming.com con la pagina per acquistarlo, data d'uscita 2025. Temo proprio di no. Chiudiamo con una notizia che, di quelle notizie che sono sempre indeciso se sia una notizia o più una marchetta barra roba, perché cioè, però vabbè, noi non prendiamo soldi da nessuno, quindi non, non facciamo marchette, però è sempre quella, quando parli di cose nuove che lanciate da una compagnia, se, se vogliamo anche quando parli di Palworld, stiamo facendo un po' una marchetta Palworld, magari qualcuno che non l'ha mai comprato ci ascolta e decide di andarlo a comprare, vai a sapere. Poi figurati, ci sono gli sconti in questo periodo, quindi magari qualcuno che lo compra c'è sul serio. Però Microsoft ha lanciato, sta lanciando, che al momento è ancora in, in beta e non è ancora disponibile per tutti, una nuova funzione per il suo browser Edge, che si chiama Microsoft Edge Game Assist. La funzione nasce dal fatto che, tra l'altro io sono una delle persone che lo fa, Microsoft ha fatto un calcolo statistico che se, circa 40% dei giocatori e delle giocatrici su PC fanno alt tab continuamente tra il gioco e il browser per guardare delle guide, magari dove andare, come sconfiggere un boss, dove si trova un determinato oggetto, come risolvere un rompicapo, una cosa del genere. E stanno lavorando, hanno, per adesso è in beta su Edge appunto, quindi se volete avere accesso dovete andare sulla pagina di accesso, di attivare l'accesso beta alla beta di Edge e scaricare la versione che attualmente lo supporta. E praticamente il gioco riconosce, scusate, il browser riconosce il gioco a cui state giocando e monta una sorta di sovraimpressione sul gioco che permette di avere accesso alle guide, di guardare cosa fare, dove andare e tutto il resto senza dover fare alt tab. È al momento, adesso io non ho provato, c'è un video sulla pagina di Eurogamer che parla della notizia, che fa vedere un po' come funziona la cosa e quindi si può avere un'idea. Non so quanto, io ero interessato a provarlo, poi quando ho detto che bisogna scaricare, quando ho letto che bisogna scaricare la versione beta di Edge, ho detto vabbè, lo proverò quando è disponibile per tutti, senza fretta, non è che abbia... Una cosa che è sicuramente una preoccupazione legittima è quanto è... quanto è basato sull'intelligenza artificiale, quanto va a rovistare tra quello che stai facendo, un po' come il Copilot, che la funzione di Copilot di Windows che è stata bloccata perché era un buco di sicurezza del PC enorme, perché ti faceva praticamente un'istantanea dello stato del PC che faceva avanti e indietro tra i tuoi server di Microsoft, del tuo computer, e quindi praticamente in tutti i momenti Microsoft sapeva quello che stavi facendo, ok, che erano dati anonimizzati, tutte ste menate, però a un certo punto bisogna vedere quanto effettivamente questa funzione, che magari è anche utile, quanto è invasiva a livello di privacy e quanto deve andare a vedere quello che stai facendo, e non solo quanto, che ci può anche stare, finché fosse limitato al mio PC, se il mio computer sa quello che sta facendo, che tra l'altro è una cosa che ne parlavamo a tutto RGB con Quedex nell'ultima puntata che abbiamo registrato, è già uscita, deve uscire ancora, non lo so, non è ancora uscirà tra poco, e Quedex esce domani, quindi ieri rispetto all'uscita di questo podcast, okay, che stiamo registrando adesso. Appunto, su Copilot, su Windows automatizza, riconosce delle operazioni che magari facciamo regolarmente, magari tutti i lunedì attaccate Excel o il vostro calendario e fate fissate i meeting, le riunioni,
e le cose che vedi che fate regolarmente, quando accendete il PC, il Copilot ti dice: ah, vuoi fare quella cosa che fai regolarmente tutte le cose, automatizziamo questa cosa? Che è una cosa utile, però è anche un po' grande fratello, siamo un po' questa cosa qua. Mi E diceva bisogna mia vedere moglie questa che discussione quanto è lo stanno simile a queste cose qui. diceva mia moglie che lo stanno iniziando a implementare da lei in aziende, lavora in Allianz. Solo che vabbè, lì poi questo non significa che non sia fallibile, però lì è comunque fatto all'interno di un contesto uber protetto con firewall, mica firewall, il reparto IT che ci sta dietro, eccetera, che poi possono fare minchiate, però è sicuramente un contesto in cui magari vengono messi dei paletti che tu, singolo utente, se te lo metti sul tuo computer, non sai neanche che cazzo farci, cioè co co come, come impedire che ti guardi mentre fai la doccia, non lo so. Non so, tu, Mr. Robot, l'avevi visto? visto le prime 2 stagioni. Vabbè, comunque sì, basta anche la prima puntata per vedere lui che mette lo scotch Sì, sulla basta webcam. il documentario su coso, quello che è scappato dall'NSA e si è rifugiato in Russia. Snowden. Snowden, che lui mette il nastro adesivo su tutte le webcam di tutti i computer. Che insomma, sì, che devi fare? Io Comunque su sì. sta cosa secondo Video, me. non so perché adesso, se vuoi video chat, cioè, sono Sì, 17 di no, ma video, 17 ho secondi di visto. video in cui fanno vedere. Ma lì, sai, è da vedere, appunto, come dici tu, da vedere quello che effettivamente traccia, poi è da vedere anche se a te, singola persona, te ne frega qualcosa, perché insomma il mondo è pieno di gente che mette tutti i suoi dati pubblicamente dicendo non me ne frega un cazzo, per carità. E la cosa buffa, stavo pensando io di recente, siccome io gioco un sacco di roba vecchia, a cui da giocatore anziano del 2024 è impossibile giocare senza guardare ogni tanto la soluzione, io teoricamente sarei un super cliente, cioè io sono uno che gioca e fa alt tab per andare sul browser a vedere la soluzione, ma in realtà ultimamente ho trovato un nuovo assetto. Vado su, se tipo voglio giocare le avventure Sierra per la serie che sto facendo con Espo su Railcrowdcast, in genere mi tengo la soluzione a portata di mano, perché così se mi incastro, se continuo a morire, guardo un po' un suggerimento. E come dire, la mia sistemazione attuale è che prendo la soluzione tipo da GameFAQs, la trasformo in PDF e la mando al Kindle, così ho il Kindle qui con la soluzione da sfogliare No, mentre infatti lo gioco. dicono anche nell'articolo, tra le cose che Microsoft pensa è che non solo magari fai alt tab, magari c'hai il telefono con la soluzione al tablet di fianco al Eh sì. PC, sulla scrivania di fianco alla tastiera, e mentre giochi Sì. abbassi lo Ecco sguardo perché e io ho lo smartphone, ma non ho un tablet. vogliono. Ah, ok, Sullo quindi smartphone obiettivamente è un po', cioè, sempre nel sei un discorso po' piccolo, vecchiaia, sì. i Soprattutto magari tasti se devi vengono guardare le piccoli. mappe No, ma tipo. poi c'è, se tipo su GameFAQs c'è sto sleppone di testa, devi scorrere, poi ogni volta che vai in standby il telefono lo riapri e la pagina sul browser è tornata su e porca puttana. Metto lì sul Kindle e sfoglio. Io intanto il Kindle lo trovo scomodissimo, l'ho ereditato da mio suocero e mi trovo meglio col Kobo, sono un anticonformista. Io non ho un e-reader dedicato da quando è morto l'ultimo Kindle, io leggo tutto su tablet, fumetti e libri, quindi. Però sì, è una funzione, allora, al momento è implementato nella beta 132 e bisogna avere anche Windows 11, quindi bisogna fare l'opt-in delle anteprime pubbliche che vengono pubblicate da Microsoft, e poi per attivarlo bisogna fare Windows G, che apre la Game Bar su PC, di Xbox, tutto l'ecosistema Xbox su PC. Con Windows G No, si ma apre tutta questa allora roba qua. è chiaro che da parte di Microsoft è semplicemente fa parte del discorso: continuiamo ad aggiungere servizi al nostro ecosistema, così la gente sta sempre di più dentro il nostro ecosistema. Il meccanismo è sempre quello. Di suo mi sembra, al netto dei dubbi sulla privacy, eccetera, una roba che può essere molto comoda, anche perché alt tabbare mentre giochi a volte è una roba che funziona, e andare a guardare sul browser, a volte è una roba che funziona senza il minimo problema. A volte però, magari col gioco indie così, finisce che ti crasha il gioco dopo un Scassa, sì. po', oppure tipo se giochi con i giochi vecchi, adesso non mi ricordo se succede con DOSBox o con ScanVM, ma quando alt tabbi ti cambia la rispecchiovienza, stai giocando a una risoluzione bassissima, quindi si sputta, o ti ritrovi il browser in finestrella, oppure torni al gioco ed è diventato in finestra il gioco, cioè fa delle robe strane che comunque
Cioè, per carità, sono robe che risolvi con due alt invio e riallarghi a schermo intero. Però comunque aggiunge passaggi. Avercelo lì nella bar che ti apre sopra in sovrimpressione al gioco è sicuramente una roba più comoda. Ah, vediamo così, in linea di principio mi sembra una cosa interessante, una bella idea, al netto appunto di sapere meglio quanto va a intrufolarsi, quanto effettivamente si accorgi di quello che stai facendo e quanto ne comunichi, quanto comunica di quello che stai facendo ai server di Micron con tutti i problemi che ne possono Sì, conseguire perché a livello di ovviamente calcolo. loro non si limitano a metterti un browser integrato nella game bar. Cioè, ti ci mettono una roba, no, ma guarda le tue abitudini, così poi le Eh sì, vendiamo agli intanto ci facciamo il inserzionisti. training dell'intelligenza artificiale, quindi sì, però sì, a livello puramente teorico, in linea di principio, è un'idea che sembra interessante. Poi Ma vedremo come se. verrà implementata e quanto ci metteranno a scoprire che se l'attacchi, cioè, c'hai gli hacker russi sotto È casa che chiaro, ti sì. vengono a rubare Ma anche. se lo usi mentre giochi a Hellblade 2, poi su Instagram iniziano a apparirti le pubblicità degli psicofarmaci. Infatti è quello, sì, cioè queste cose assolutamente da Grande Fratello. Comunque sì, poi vedremo quando, se io adesso non ho per le palle di installare le beta, quindi se quando No, vabbè. uscirà Ma poi io nella, in Edge non lo versione uso definitiva lo proprio. proverò per curiosità, però Sì, no, è tra l'altro devi interessante. avere Edge e Windows 11. Io ho Windows 11 sul laptop, ma non l'ho ancora messo sul No, desktop. io ce l'ho Windows C'ho 11, l'avviso purtroppo. da mesi che dice: guarda che fra un po' smettiamo di aggiornarlo il 10, metti sto 11. E io sì, poi lo faccio, adesso non c'ho tempo. Io con 11 mi trovo bene. L'unica Ma menata è che io ho sì. sempre avuto sui miei PC ho sempre avuto la barra delle applicazioni, l'ho sempre avuta di lato, la tenevo. E su Windows 11 non si può Sai fare. cosa? A me piaceva un sacco del. Non mi ricordo se c'era già nel 7, comunque sicuramente del 10 mi piaceva un sacco il fatto che tasto Windows e si apriva proprio la mega schermata in cui avevo messo tutti i miei tasselli con le app. E quella di Windows 11 più Ah, sfigatina. più piccola, non è No, più non mi piccola. piace per niente quella. Mi piaceva troppo di più quella grossa, però oh, che cazzo ci dobbiamo fare? Si sa come funziona. Non ti piace? Succa! No, infatti, questa cosa che non si può mettere la barra di lato è una cosa che mi ha fatto girare le balle all'inizio. Poi, vabbè, Sì. mi ci sono riabituato e quindi va bene, però. Il problema di queste cose è che usandole poi ti ci abitui e non sai mai se ti ci sei abituato perché effettivamente è meglio e che all'inizio non me ne rendevo conto perché sono abitudinario o se è, no, è peggio, anzi è una merda, però mi tocca usarla e mi ci sono No, non ho più abituato. scel non ho scelta, io Eh no, preferivo è chiaro. prima. Quindi la verità è che non sai mai se ti sei abituato a una cosa peggiore o se hai capito che in effetti è migliore. Ti rimane sempre sto dubbio. Che dobbiamo farci? Comunque basta, abbiamo finito. Gli argomenti sono tutti qua. Grazie, bisogna ricordare appuntamenti, registrazioni, cose che usciranno. Ma allora, Vabbè, la puntata di tutto RGB, se ci in se ci diretta con ascoltate noi. in podcast, è uscita ieri nuovo, nel feed quello principale dei podcast sui videogiochi, tu e Quedex che parlate di ultima novità di videogiochi. Questa settimana registriamo un Outcast Popcorn con un po' di chiacchiera su vari film, che così a spanne, secondo me, esce, se non questa E settimana lo all'inizio della registriamo domani prossima. sera, quello, Lo mercoledì. registriamo domani sera, mercoledì 27, sì. E poi basta, perché la settimana prossima abbiamo rinviato, facciamo il retroutcast su Forbidden Siren, che l'abbiamo rinviato. Poi adesso dobbiamo organizzarci con le Non robe c'è di fine retro su Beverly Scop la anno. settimana Sì, prossima. lunedì sì, il Ok. retro su Beverly Scop, quello popcorn, che andavo più sul lato videogiochi, visto Sì, che. no, magari confondo io. Va bene, grazie a chi ci ha ascoltato qui in diretta e grazie a chi ci ha ascoltato in differita sulle varie piattaforme su cui siamo presenti. Alla prossima, grazie ancora e ciao! Ciao!